E dunque, bentornati su Deponia, settimo episodio. Eravamo rimasti qui, faccia a faccia incredibilmente con il padre di Rufus. Sì, ci hanno ficcato qui come fosse la normalità, ma noi non ce l'aspettavamo, è un colpo di scena questo. Ho solo una domanda, perché lui ha la carnagione arancione messicana? E Rufus, sì esatto, e Rufus è pallido come un tedesco? Lo scopriremo. Non sei contento di vedermi? Certamente, ma sono molto occupato in questo momento. Se fai il bravo e mi fai lavorare, forse più tardi ti porto a mangiare un hamburger. No, grazie. Ho di meglio da fare. Allora, se non ti dispiace, rimandiamo questa conversazione a più tardi. Perché ho come la sensazione di essere tornato a quando avevo 8 anni? L'età cerebrale è sempre quella, più o meno. Tu non eri andato a Elysium? A Elysium? Così mi avevi detto. È per quello che mi abbandonasti. Non dirmi che non te ne ricordi. Ah, sì. Certo, ora ricordo. Ma lo sanno tutti che è impossibile fuggire da Deponia. Ad ogni modo, io ero un sognatore. Ma ora so che non vale la pena perseguire l'impossibile. Quando avrai la mia età, mi capirai. Non se ne parla. Io non sarò mai così vecchio. Muore prima. Life fast die young, insomma. You alone. Non lo sa nessuno che hai un figlio? Non è mai venuto fuori l'argomento. Cose di politica. Ma non andare in giro a dire che sono tuo padre, intesi? Abbiamo un'ottima arma di ricatto, quindi. Papà, perché mi parli in questo modo? Non sono più un bambino. Dunque ora fai l'uomo maturo, eh? Sì. Na 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 na. Allora immagino che avrai una casa tua e un lavoro decente. Beh, ecco, sono un tuttofare. Avevo un'officina a Kuvak. Non ti riferirai all'officina giocattolo che ti ho regalato per il tuo 6° compleanno? Sono comunque più maturo di te. E beccati questa. Non ti interessa neppure sapere cosa ne è stato di me in tutti questi anni? Non c'è bisogno di chiederlo. Quale disastro hai combinato stavolta? Hai dato fuoco a qualcosa? Hai distrutto la casa di qualcuno? Sì, vedo sì. Che le notizie... Se Rufus è così, comunque è colpa del padre. L'ha cresciuto storto. Devo impedire che l'organo non faccia saltare Deponia. Non essere ridicolo. L'unico in grado di far saltare qualcosa qui sei tu. Ah, non capisci niente. Dimmi, Rufus... Qual è stata l'ultima volta che l'organon ha fatto saltare qualcosa? E quante esplosioni hai causato tu nell'ultimo mese? Ecco, io... Che c'è? Hai perso la lingua? No, stavo ancora contando. Ci avrei scommesso. Devo andare dalla mia fidanzata. Sì, come no? Come si chiamava? Jenny? Si chiama Gal ed è una vera Elisea. Davvero? Non te l'aspettavi, eh? E tu porti un'Elisea in questa squallida isola? Non ti ho proprio insegnato nulla. No, sei stato un padre eccezionale. Dimmi che non l'hai lasciata sola. Tranquillo, è nella taverna di Gulliver. Santa ferraglia, devi essere adottato. È evidente che non sai come trattare una donna. Spero che almeno tu l'abbia invitata a cena. Una scodella di noccioline conta? Sto parlando di un appuntamento, Rufus. L'unico posto adatto sarebbe il ristorante del Belvedere. Ha un panorama mozzafiato. Ma temo che servano solo ornitorinco. E qual è il problema? È un animale infimo, Rufus. Vive circondato di immondizia e si nutre di immondizia. Devi fare in modo che questo sudicio animale sparisca dal menù del ristorante. Credi di poterlo fare? Sarà un gioco da ragazzi. Quando ci sarai riuscito, ti permetterò di prenotare un tavolo a nome mio. Ok. Buona. Ora abbiamo una strada da seguire. Ma per estinguere gli ornitorinchi, sai che ci serve l'enciclopedia. E per ottenere l'enciclopedia, che ci serve? Dobbiamo trovare nel biscotto della fortuna la tessera per entrare nel club. Esatto. Proviamo a ordinare. Vorrei ordinare. Prego. Come può vedere, abbiamo 3 menù. Sì, ma a noi interessano solo i biscotti, che sono dati in omaggio con i panini. Quindi ci tocca prendere tutto un menù completo? Esatto, però non abbiamo 1 euro a noi. Da quello che ho visto nell'ultimo episodio, possiamo scambiare le pietanze, vedi? E magari... Possiamo per esempio scambiare il succo di ornitorinco con un panino. Possiamo scambiare il panino con 2 panini più piccoli. E i panini più piccoli con cosa? Non so. Tu vorresti fottere il sistema. E beh, ovvio. Ok, scambia anche quello con 2 panini. E? E poi ora, con uno lo fai diventare un cheeseburger. Diventa come prima. Ok, fai la riga sopra. Che è successo? Ci abbiamo perso un panino. Sì, what the fuck. Later. Adesso 2 panini e 2 bibite, come siamo arrivati a questo? Noi con 8 euro abbiamo... abbiamo 2 volte il menù 3 con 2 biscotti della fortuna in meno. Camper, non mi hai convinto. 20 minutes later.
I due panini cosa possono diventare? Farlo diventare un ciccione. E il ciccione una bibita. Affermo, siamo riusciti ad avere a 3 euro il menù 2, però con la bibita maxi. E un biscotto della fortuna in più. E un panino in meno. Ah! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. No. Dai! Prima eravamo in una bella situazione. Più bella di così? Un euro. Una bibita da biscotti. Non possiamo. Non ce l'abbiamo un euro, no, cazzo. Non ci credo. Ma come faccio io? Le bibite sono anche quelle di 3 dimensioni, le bibite, vedi? E la puoi downgradare fino al nulla. Ricominciamo col menu 2. Allora. I panini piccoli nel ciccione. Il ciccione nella bibita. Ok, abbiamo due bibite. Portiamo le due bibite a quello piccolo. Poi possono diventare due panini. Oh, 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 oh. Ok, possiamo selezionarle entrambe e farle diventare due panini piccoli. E i panini piccoli possono diventare un panino. Il panino può diventare? Una bibita grande? Sì, 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 sì. Nel frattempo ci si è scaricata la telecamera. Sì, va. Ok, però ci siamo quasi, ve lo giuro. E la bibita grande costa 1,50€ e la puoi, sì, vendere tutta sul niente. È questo il suo ordine? Sì, perché? D'accordo, sono 0 slot. Sei meritato una bella mancia. Diciamo del 30%, che te ne pare? Molto generoso. Tenga il resto. Abbiamo perso mezz'ora con sto indovinello qui. Beh, ti dà ecco che dà soddisfazione comunque. Sì, un botto. Allora, abbiamo qui il nostro biscotto della fortuna. Ora, se questo fottuto biscotto non contiene il biglietto, lo facciamo all'infinito. Spaccalo. Vediamo cosa mi riserva la dea fortuna. La felicità si nasconde sul sorriso degli altri. Bella cazzata. No. No. Da capo? Siamo seri? Prendine un altro. No, ragazzi, non voglio rifarlo di nuovo. Ma in cosa posso esserle utile? Voglio ordinare la stessa cosa di prima, che culo. Vorrei ordinare la stessa cosa di prima. Arriva. Ok. Riprova. Non c'è miglioresca che la pazienza. Bella cazzata. In cosa posso esserle utile? Ridarci il biscotto. Questo è il terzo. Deve essere la volta buona, dai. Amici, gratis. Salute, dipende. Per tutto il resto c'è Ornicard. Bella cazzata. Secondo me in uno di questi c'è un fogliettino con un indizio decente. Che non sia la felicità sul sorriso degli altri o l'Ornicard. In cosa posso esserle utile? Vorrei ordinare la stessa cosa di prima. Arriva. La fortuna attende nella tasca di un pescatore. Bella cazzata. La fortuna attende nella tasca di un pescatore. E la fortuna è quella che ci serve. E noi conosciamo un pescatore. E c'è il pescatore che non ci vuole parlare e ci odia. Però magari c'entra qualcosa lui. Prendiamo un ennesimo biscotto. Allora, dov'è il porto? Per di qua. Eccoci qua al molo. Un tipo noioso con un hobby noioso. Teoricamente il fortunato è lui. Ehi ehi. Sparisci. Spaventi i pesci. Prometto di non fare rumore. È irrilevante. Per caso hai visto qualche pesce con le orecchie? Ciò che conta quando si pesca è la fortuna. Ma largo. Ah, ah, vedi? È lui. Lui è sculato, come quelle cose cringissime di Bonolis che la gente gli vuole toccare il culo per quando deve aprire i pacchi e deve chiamarli. E lui è lo sculato di Deponia. Tieni allora, e vedi di portarci fortuna. E quello cos'è? Un biscotto della fortuna. Vediamo se questa fortuna di cui tanto ti vanti esiste davvero. Dai qui, avanti. Ecco, ho vinto. Davvero? Ora sono un membro del club degli amanti dell'Ornitorinco. Che emozione! Dammi quel bigliettino, il biscotto è mio. Eccoti il tuo dannato bigliettino. Sfigato. E per tutte le discariche, lasciami in pace. Bene. Ok. Ok. Ora possiamo avere finalmente la nostra minchia di enciclopedia per sterminare gli ornitorinchi. Tessera identificativa. E pensare che la giornata era cominciata così bene. E tutto a un tratto mi ritrovo membro del club dell'ornitorinco. Quella volta in cui entrai a far parte del club dell'ornitorinco. A me quell'animale faceva pure schifo. Torniamo alla Bellevue. Ehi amico, guarda, vieni qua. Sono un membro del club. Congratulazioni. Ora dovrò raparmi i capelli e portare la tunica? No, cosa? Ma ricevi questa enciclopedia in regalo. Non posso rifiutarla, vero? No, un giorno potrebbe salvarti la vita. A posto! Voglio leggerla. Voglio attingere alla fonte del sapere. Enciclopedia dell'ornitorinco. Vediamo.
interessante. Pare che in ogni generazione ci sia un ornitorinco guardiano che protegge il nido. Le uova dei guardiani vengono nascoste dalle loro madri. Ci sono 4 tipi di ornitorinco, perciò ci saranno in tutto 4 guardiani. Ma certo, devo solo trovare le uova e aprirle con la delicatezza che mi contraddistingue. Addio piatti a base di ornitorinco. Benvenuta a cena con Gal. Sì, ma in che lingua è scritto? Non importa. Tanto dobbiamo semplicemente rompere delle uova. Dai, allora, lì ce n'è una già. Dove? Ah, qui. Prendila. Ah, ma minigame, bellissimo. È a chiappa la talpa. Clicca. Fermati, non credo di poterlo fare senza strumenti. E se usassi queste pietre e il ceppo? Ok. Quali pietre? Quale queste ceppo? Per terra. Ah, uno, due. Ok, con le pietre devi tappare i buchi. Secondo me, tipo certi. Dobbiamo un po' imparare però la sua routine, il suo giro. Ok. Fa la mossa del cavallo di scacchi. Dici? Boh, prova. Ok. Ok, da qui a lì non penso mi sembrava un alfiere. Riprova adesso. Ok, lì. Quindi, se mettiamo un sasso qui e una trappolina qui... Ti ho beccato! Easissimo! Ma che facile, ragazzi! Abbiamo recuperato l'uovo di ornitorinco di terra. La mia collezione sta crescendo. È qui che gli ornitorinchi di terra covano le proprie uova. Un esperto come me sa riconoscere le differenze. E quindi? Ah, perché l'ha letto sull'enciclopedia, faceva un po' il fenomeno, ma non ha capito un cazzo. Dunque, primo uovo recuperato. Ne mancano altri 3. Io 2 so dove sono. Anch'io. Dal tizio con la gondola e davanti a casa di Doc. No! Il più vicino sai dov'è? Al Belvedere. Guarda qui. Ah, ok. Questo presumo sia l'uovo di ornitorinco d'aria. Vedi che vola quel coglione. Pirla vola. Come lo acchiappiamo? Da qui si vede appena. Fortuna che ho una vista da falco. È il falco cieco che ha rubato i miei occhiali per vendicarsi. Eh? Se le fa e se le dice. Possiamo salire per di qua. Tiriamo lo stenditoio e ce lo grabbiamo. Fessura con manovella. Oh, ragazzi! Ma dove l'avevamo trovata quella manovella? Al bar? Casissimo! Una manovella. Rufus, sei un vero genio. Dai. Sì, un fenomeno. Minigame qua dove sta? Nessun minigame. Uffa, mi stavo divertendo. Sembra un uovo di ornitorinco volante. Un altro ancora per la mia collezione. Esatto. E siamo a 2. Il terzo, se non sbaglio, stava al porto, vicino al gondoliere. Let's go. Sì, è lì sotto. Questo è easy da prendere, dai. Opla. Un ornitorinco d'acqua. 3 su 4. Bene, ma non ancora benissimo. Manca l'ultimo. Ok, è tempo di tornare da Doc. Sì, che ci divertiamo, è lì nel comignolo. E mi sa che tutti quei tubi lì saranno il nostro minigame. Cioè, lo spero. Perché invece penso che la soluzione sia la caldaia? È tutto collegato. Dobbiamo dar fuoco a qualcosa. Dobbiamo mettere qualcosa nella caldaia, scaldare e far salire tutto? Beh, facci parlare con quell'uovo. Le uova non parlano fino a prova contraria. Saliamo, dai. Dai, Rufus, potresti prenderlo e basta, no? Oh, cacchio. Di qualcosa di utile. Oh, cacchio cosa? Non ci arriva, mortacci sua. Dobbiamo mettere qualcosa nella caldaia, hai ragione. Beh, abbiamo una pala. La Bibbia mettiamo nella caldaia. Enciclopedia. Mi basta pensare al fuoco e già sento il solletico. Ci serve del combustibile, che non abbiamo al momento. Ok, direi che ci potremo tenere questo enigma per il prossimo episodio. Noi ci dormiremo sulla notte e lo scopriremo. Voi non scrivetecelo nei commenti, perché se spoilerate vi banniamo tutti. Direi che per oggi dal camper e da Spawn è tutto. Noi ci vediamo secondo com'è? Com'è? Ma con un prossimo video. Asgana away.